Ciao ragazzi, bentornati. Allora, proseguiamo subito, subito con la parte 7 di Resident Evil 7. Trollololol. Ok, stiamo inseguendo la madre di Joy, ovvero Margheritina Baker. Mi sa che si è trasformata in qualcosa di strisciante. Dove siamo finite? Qua nella palude? Oh, Jesus. Cosa c'è? Foto tesoro, ma mannaggia, non ho spazio. E qui? Cos'è? È chiusa dall'altro lato. Niente, qui non ci posso andare. Qui sempre nella palude sono. Ho bisogno di una cassa. Vieni qua, stronza. No, non venire qua, stronza. LOL. Non ho spazio per niente. Cartucce incendiarie. Benissimo. Separatore no. Combustibile solito no. Porca puttana. Erba no. Combina. Che minchia te combino? Cartuccio incendiario per il lanciagranate. Io lanciagranate. Oddio, non mi dire che dopo devo pure prendere il lanciagranate e non ho spazio per niente. Niente, non posso prendere niente. Vabbè, procediamo, non ho cosa fare. Boss fight? No? Dove sono qui? Qui sempre tutto pulito e in ordine, noto. Un'ostruzione ti impedisce di andare avanti. Qui niente. Mi è venuta pure fame. Così, alla random. Uno Schumacher sotto casa. E qua. Non mi fa passare? Non si può? No. Niente, allora devo attraversare quella porta, mi sa. Oppure no. Ma dai! Niente, qui è bloccata. Dove sono cascata io? Fluido chimico forte, non posso prenderlo. Sto iniziando a rompermi che non posso trasportare nulla. Ma mettetemela una cassa se poi mettete 30 miliardi di robe da prendere, porco di quel cane.
bastarda! È ora di farla finita! Ti ho preso! Anche no! Ma qua sto attaccando round, mamma quanto era incoglionito. Che sta facendo? Sta vomitando? Vabbè, ma tu sei rincoglionito, zio Caino. Che cazzo. LOL, l'ho sparato direttamente nella patata. Ma che schifo, ma che è la merda attaccata al culo? Sto vomitando. Ti prenderò. Merda, merda. Non c'è via d'uscita, signorina. No, sono morta così. Ma non ho capito cosa devo fare. Non ho proprio capito. Secondo me devo evitarla, andare avanti da qualche parte e trovare boh, che cosa, il lanciagranate? O quello che è. Ma non ha senso così. Qui c'è tutta la roba che non posso prendere. Porca puttana troia. Erba niente. Qui è chiuso. Qui c'è roba ma non posso prenderla. Lì c'è roba ma non posso prenderla. È ora di farla finita. Levati dal cazzo. Ma vattene a fare in culo. Andiamo giù. Vediamo se c'è qualcosa giù. Combustibile, mi dà un casino il combustibile, non è che la devo... Sparo in culo, troia. Ah,
Munizioni pistola. È sbloccata, ok. Dai, tu non avrai mica paura di una donna, vero? Ragazzi, non ho capito che minchia devo fare. Se è tutta una boss fight oppure devo trovare la roba da prendere per ammazzarlo. Andiamo dove ho sbloccato la porta, dai. Ah no, è niente. Ti prenderò. Au. Messa male. Dove erano le erbe? Merda. Ma questa si rigenera, secondo me. Ma dove devo andare? Ma che schifo che fai? Oh, è finita, e ho anche finito tutto. Lanterna presa. Oh, che parto, che parto. Io non capivo cosa fare. Andiamo di ripigliare tutta la roba. Ripigliare cosa? Un corno, perché non ho un piffero di spazio.
Prendiamo. Fuori c'era un fluido, mi ricordo. Ho commentato pochissimo in questo episodio perché ero particolarmente concentrata, ma non riuscivo a capire se quella troia dovessi ammazzarla oppure no. Però ecco, alla fine ce l'ho fatta. Poi che schifo, aveva dei nidi al posto della vagina, dell'ano. Mamma mia, ma che schifo. E non ho più nulla. Posso fare nulla, non posso prendere niente. Uff, che palle questo inventario, che palle. Ok. Sai che posso uscire adesso da quel lato? I psicofarmaci? Non posso prenderli. Solo che vorrei. Ecco. Benissimo. Vorrei un attimino prendere tutta la roba che ho lasciato indietro. Ma come faccio? Perché da queste parti c'era anche la foto del tesoro. Qui? Posso andare? Oh, finalmente, ma io allora potevo andarci prima qui. Sposare tutta la roba. Allora, un attimo, così libero lo spazio, prendo le cose, via. Così qui prendo pure la magnum. Chiave corvo, no, cosa posso questo? Non mi serve. Questo. Mi serve 5 munizioni. Questo perché c'è altro giù da prendere. Prendiamo tutte le monetine. Dove sono? Moneta antica, prendile tutte. Ok. Veloce veloce. Mi sa che mi rimane pure qualche moneta per prendermi gli steroidi e bombarmi a bestia. Magnum, e ora sì che mi sento potente. Adesso ce l'abbiamo grosso, ragazzi. Guardate un po'. Però la poso. Poi in caso, quando dovrò affrontare qualche boss. Ok. Ancora posiamo la Magnum. Per adesso posiamo anche questo. Sì, vabbè. Andiamo a prendere la roba giù. Allora, nelle vicinanze c'era. Oh, questo e già lo prendiamo. C'era la foto tesoro. Dove cavolo era? Qui? Sì. Nel cassetto vicino al cesso. Quale cesso? Posso eliminarla? Non lo so, no. Allora, torniamo qui. C'era, se non sbaglio, da queste parti un vasetto. Sì, questo, ma mi sa che non è. Andiamo a vedere qual era. Non c'è niente. Lì ci sono i psicostimolanti, ricordo bene. Non è che è sul camper. Vabbè, intanto prendiamo la roba qui. Fertilizzante, fluido chimico, sì. Vediamo se c'è altro. In queste parti non ricordo, non mi sembra.
Qui abbiamo preso. Qui abbiamo preso. Sto per vomitare con la visione in prima persona. Scendiamo giù, da qualche parte si poteva scendere. Che palle! Mi sto rincoglionendo sempre di più. Mi sa che era questo. Piano terra, tutto qui? Qui non c'è altro, vedo sbrilluccicare di immenso, ma no. Niente, allora andiamo su. Prendiamo pure questo. Vediamo cos'altro c'è. Cartucce per fucile che ci piacciono tantissimo. C'è un cesso, ma mi sa che non è quello della foto. Forse è sul camper. Quello della foto. Non ne sono sicura al 100%, però mi ha dato quell'impressione. Eccolo qui finalmente il tesoro. L'avevo detto io che mi sembrava fosse nel cesso del camper, quindi posiamo le munizioni. Quanto? 4 mani. Ok, dobbiamo tornare nella casettina. Per mettere la lanterna e prendere, credo, il braccio, il dono della bambina che diceva la tipa. Dai, corri, 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 corri. Ma Margheritina è morta forever? Chi lo sa? Spero di sì, perché non mi va proprio di ritrovarmela attaccata al culo. Tu apri, ti sedano. Oh la Madonna, cos'è? Il pianoforte. Mi è venuto un infarto. Fanculo. Dai. Oddio, lol. Sono solo pupazzi. Questa cos'è, la camera della bambina? Qualcosa. Beh, suppongo nella stanza di una bambina non posso trovare delle munizioni per fucile o quant'altro. Vediamo. Qua non c'è nubifero. Porco tinci. Ma guarda, non sei per niente simpatico chiunque tu sia. Evelyn. My family. Le scarpe. Che poi non vorrei dire, il primo boss è stato il padre, il secondo la madre, suppongo il terzo il fratello. Chissà se pure la nonna combatterà contro di noi sulla sua formidabile sedia a rotelle. LOL. Qui niente. Niente. Dov'è il dono, Evelyn? Dov'è questo fantomatico dono? Ti rompo tutti i giocattoli se non me lo dai. Oh, Gesù. Richiudiamo che è meglio. Cos'è? Comunque io sento rumori. Ecco, la sedia a dondolo. Non è che bisogna aprire il pupazzo da qualche parte. No. Sento rumori strani.
qui? Ma com'è che non mi danno nulla? No. Eh no, sì così no. Porco Giuda, stavo per bestemmiare. C'è qualcosa che non va in lei. Qui c'è qualcosa che non va in nessuno. Ma se chiude e mi spunta cosa alle spalle? No. Benissimo. Chiudiamo anche noi perché, per educazione, mica perché abbiamo paura. No, no, lampadina, no. Ecco, ora mi appare Stai qualcosa. alla larga. Che cazzo è? Chi era? Ma se stanze vuote, senza niente. Cos'ha? Una mappa? Dietro il letto? Qui? Ecco. Ah, mi chiamavano Valentina Holmes. Mi braccio adesso, serie Dio, non c'è altro. Ma che è la bambina? Oh, Gesù è morta così. È un cadavere quello, sì. Pigliamolo. Non ti risvegliare, gentilmente. Forse ci siamo. Oddio, forse sto per vomitare. Ciao, bimba. C'è una bambina in questa casa. Che bei disegni. No, 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 no,
Senza sprecare proiettili. Anche adesso qui ce ne saranno un'infinità. Scappiamo, 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 scappiamo. No, che ho fatto? Ho chiuso la porta, no! Ma sono tornata indietro? Dio, mi sto infartuando. Dove cazzo si esce? Ciao, io me ne vado. È stato un piacere tutto vostro. Col cazzo che spreco proiettili. Andate a farvi fottere, stronzi. Che posso uscire. Eh no, Zoe, ma rotto il cazzo. Fammi andare via. L'hai trovato? Sì, ecco qua. Riusciremo a creare il siero con queste cose? Ce la faremo. Una volta creato, potremmo andarsene via. Insieme. Ma chi ti conosce? Va bene. Va bene, andiamo alla roulotte. Pensavo di aver visto qualcosa. Va bene, andiamo alla roulotte. Anzi, prima di andare alla roulotte, direi di terminare qui l'episodio 7. Dove si salva dall'altro lato, ecco. Terminiamo l'episodio 7 e continueremo la prossima volta perché si è fatta abbastanza tardi. Ok, io finisco qui, termino qui il video, vado a salvare, ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!